Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di iPhone 6 Plus, iPhone che assume dimensioni veramente molto big e che, nonostante secondo me la portabilità rimanga comunque buona nei limiti del possibile, ha un difetto, sia quello di avere delle cornici veramente enormi e di essere veramente lunghissimo. Infatti il telefono è ben impugnabile perché si riesce a tenere in mano abbastanza bene, dato che non è troppo largo, ma risulta veramente molto allungato. Quindi questo è il problema, dove lo si sente? In tasca. Andiamo subito a parlare di dimensioni: 158,1 mm di altezza, 77,8 mm di larghezza e 7,1 mm di spessore. Io adesso qui ho montato la cover originale di Apple, che aumenta grip, dato che questo materiale metallico dell'iPhone 6 è veramente molto scivoloso e su un dispositivo di queste dimensioni diventa veramente pericoloso. Utilizzare un telefono senza indossargli una bella cover, anche se purtroppo va a inficiare della sua magnificenza perché va a coprirlo. Ma andiamo quindi poi a parlare di peso che comunque per le dimensioni risulta molto contenuto, di 172 grammi. Questa è la versione da 64 giga plus, dal valore di 949 euro. Veramente un prezzo eccessivo. Ho già fatto il discorso per l'iPhone 6, lo ripeto per questo 6 Plus. Vale la pena comprare un iPhone 6 Plus? Assolutamente sì, se siamo amanti di Apple, non possiamo fare a meno di Apple, abbiamo in casa tutti i sistemi operativi Apple e quindi l'integrazione, tutte queste cose qua, anche secondo me ormai sono scuse più che altro. Vale la pena comprarlo? Sì, se non ce ne frega niente di spendere 950 euro o non è un peso spendere 950 euro, perché con queste dimensioni, spendendo anche 200 euro in meno, si hanno telefoni che più o meno si equivalgono. Tuttavia io mi sto trovando veramente benissimo, anche leggermente meglio rispetto all'iPhone 6. Andiamo quindi a parlare di dimensioni dello schermo, che sono da ben 5,5 pollici, con una risoluzione finalmente di 1920x1080, quindi è il primo schermo su un iPhone Full HD. La densità di pixel è di 401 ppi ed è un display IPS LCD. Display veramente fantastico, è una delle cose più belle di questo smartphone. Display che diciamo si ingrandisce parecchio e va a questo iPhone quindi riesce ad avere funzioni in più rispetto all'iPhone 6, come per esempio prima tra tutte la funzione landscape sulla home page, quindi diventa praticamente un mini tablet, se così si può dire, nonostante comunque rimanga più che altro un phablet. Parlando invece di processori, abbiamo un chipset A8 da 1,4 GHz proprietaria di Apple, una memoria interna che ho detto di 64 GB in questo caso, ma c'è anche da 16 e da 128. Abbiamo quindi poi 1 GB di RAM che comunque fa girare veramente benissimo questo dispositivo, quindi nonostante sulla carta l'hardware sia praticamente a livelli di un Android di 2-3 anni fa, questo iPhone gira, se non me bene, anche in alcuni casi meglio dei top di gamma Android del momento. Quindi è inutile che diciamo, ma monta, è come se compro una Ferrari con il motore di una Panda. Queste sono cazzate, in quanto non si basa la potenza di un telefono su che cosa monta o non monta, perché avesse uno Snapdragon 801 e facesse cagare, allora io vi dico: sì, è vero, su questo iPhone lo Snapdragon 801 gira malissimo, ma questo è un chipset completamente diverso da Snapdragon, quindi è inutile che diciamo che monta un processore vecchio di 2 anni, perché non è così, è un processore nuovo uscito quest'anno apposta per questo telefono, che poi sulla carta effettivamente la potenza sia inferiore, questo non vuol dire che questo iPhone gira invece benissimo, quindi smettiamola di dire queste cose. Fotocamera, come abbiamo già visto su iPhone 6, da 8 megapixel, che ci permette di scattare foto con una risoluzione di 3264x2448, un'apertura focale di 2,2, abbiamo un doppio flash LED, così come ce l'aveva il nostro iPhone 6, fotocamera frontale da 1,2 megapixel, video in Full HD, non ci permette quindi di fare video in
4K, GPS che funziona benissimo, Wi-Fi che funziona benissimo, 4G LTE che funziona benissimo, batteria da 2915 mAh, batteria che è il motivo che mi ha fatto, diciamo, passare da dall'iPhone 6 all'iPhone 6 Plus, oltre comunque alle caratteristiche in più che ha rispetto all'iPhone 6, come per esempio lo schermo. Cosa cambia dall'iPhone 6? Cambia la fotocamera, che presenta quindi uno stabilizzatore ottico oltre a quello digitale, che permette di fare video più fermi. Dopo andremo a vedere comunque in un confronto con iPhone 6 se effettivamente questo stabilizzatore serve o non serve. Per quanto riguarda altre differenze oltre allo schermo, alla batteria e alla fotocamera, effettivamente non ce ne sono. Andiamo quindi a vedere subito questo display, andiamo a prendere le nostre solite immagini, andiamo quindi a cercare, tolgo un attimo l'iPhone dall'inquadratura e andiamo quindi a prendere, se riusciamo, eccoci qua. Abbiamo quindi, mettiamo la luminosità al massimo e andiamo quindi a prendere i neri che sono veramente perfetti secondo me su questo iPhone. Abbiamo un nero assoluto, se non praticamente assoluto, nella prima quadrata, fino ad arrivare a un grigio molto sfumato, e si riescono a notare benissimo tutti i quadratini e tutte le sfumature di nero che ha questa schermata. Quindi neri veramente resi benissimo, così come i bianchi, anche qui secondo me sono praticamente perfetti. iPhone sui suoi schermi ha fatto, è sempre stato al top, e come vedete anche i colori sono molto accesi, molto vivaci e al contempo molto molto naturali. Quindi un display che riesce ad avere dei neri, dei contrasti neri e bianchi praticamente perfetti, e ad avere dei colori anche qua non troppo saturi, non troppo accesi, non troppo scuri, ma naturali e vivaci al contempo, molto luminosi. Quindi un display, ripeto, che secondo me è veramente molto molto bello. Per quanto riguarda la ricezione, anche qua abbiamo una ricezione ottima. Io utilizzo il 4G, vedete, e prende veramente molto bene. L'ho usato anche nel solito bunker e prendeva tre tacche in 3G. Quindi il bunker, che di solito era fino a un anno scorso impraticabile come ricezione internet, ora con gli ultimi telefoni, anche Apple, si riesce ad utilizzare. Quindi veramente una ricezione molto molto buona. Audio in capsula anche qua, fantastico, così come l'iPhone 6. Anche questo iPhone 6 Plus mi sembra che, appoggiando l'orecchio, il padiglione auricolare sullo schermo, isoli praticamente la chiamata, quindi io senta l'esterno poco, perché ovviamente avendo due orecchie un'orecchia è libera, però la chiamata riesco a sentirla veramente molto molto bene, forte e chiaro. Anche qua microfono che funziona veramente benissimo, in ugual modo all'iPhone 6, e in viva voce devo dire casse anche qua potenti uguali all'iPhone 6 e microfoni uguali all'iPhone 6, quindi veramente ottimo anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda lo speaker, andiamo subito a prendere una canzone per vedere come si comporta. Alziamo al massimo. So che molti mi chiederanno la pellicola, dove l'ho presa, che pellicola è. Allora, vi dico subito che è una Xtreme Guard, che è una pellicola che non mi fa impazzire in quanto sono quelle pellicole gommose, però è l'unica pellicola che copre interamente lo schermo, perché sono quelle che si mettono ad acqua e quindi anche sui bordi riescono ad aderire, vedete, praticamente ho coperto tutto lo schermo. Proverò anche una pellicola di vetro, ma sono quasi sicuro che alla fine terrò su questa Xtreme Guard, per il semplice fatto che mi sento più protetto. Per quanto riguarda la fotocamera, andiamo ad aprire la fotocamera e a prendere un oggetto da fotografare. Adesso qua Buzz non l'ho in questo momento perché l'ho dimenticato dove faccio di solito le recensioni, e andiamo quindi a mettere a fuoco questa forchettina gialla e a scattare una foto. La messa a fuoco è molto rapida, e anche se noi stiamo facendo una foto per esempio in movimento a un uccello che sta volando, muovendo velocemente l'iPhone si riesce a mettere a fuoco praticamente quasi istantaneamente, veramente ottimo come messa a fuoco e scatto, nonostante comunque se ci siano telefoni Android, qua lo dico, che abbiano una messa a fuoco più rapida e uno scatto più rapido. Foto che vengono scattate veramente molto bene, secondo me siamo praticamente ai livelli dei Lumia 930 come macchina fotografica. Sì, non sto scherzando, non sto dicendo cavolate, fa delle foto veramente molto molto belle. Adesso vi faccio vedere le altre foto che ho scattato. Partiamo da, allora, voglio farvi vedere subito un panorama che ho scattato ieri.
che è esattamente questo. C'era molta foschia e la luce non era delle migliori, però guardate che bel panorama che mi ha scattato questo telefono, è praticamente perfetto, ho fatto molto rapidamente, devo dire che le foto, appunto, ripeto, le fa veramente molto molto bene. Andiamo poi a prendere una foto scattata dal balcone di casa mia e anche qua vedete, se andiamo a zoomare parecchio, non ci sono distorsioni, i colori sono veramente molto naturali, c'è questo cielo azzurro grigio che fa un po' schifo, però devo dire che le foto vengono scattate molto bene. Questa è una foto con zoom massimo e anche qua, nonostante ci sia molto zoom, la foto viene con una risoluzione molto bella e senza pixeloni e così via. Questa è una macro fatta una rosellina che ho sul balcone e devo dire che anche qua è veramente fatta molto bene. Questa è una foto al buio fatta con flash. Guardate con che risoluzione scatta le foto al buio con il flash. Io penso che telefoni che facciano foto con questa qualità sia difficile trovarli. Gli unici che ho effettivamente provato sono 1020, Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 930 al 1520 e il Samsung Galaxy K Zoom. Sono gli unici che si riescono ad avvicinare a questa qualità di foto. Questo invece è un video a rallentatore, vedete come funziona. Praticamente io apro il rubinetto e a 240 fps riesce a rallentare l'immagine in modo che si veda proprio bene che cosa succede. Ve lo faccio rivedere, guardate, l'acqua scende praticamente in realtà a una velocità. Non si vede lo stacco dell'acqua, qua invece si riesce a seguire proprio bene lo stacco dell'acqua. Per quanto riguarda la foto scattata, invece, ripeto, foto che vengono fatte veramente molto 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 bene. Che altro dire su questa macchina fotografica? Macchina fotografica che ci permette di andare a selezionare il flash automatico sì no, l'HDR automatico sì no. Un tempo di scatto fino a 10 secondi, cambiare la fotocamera, quindi inquadrare noi, e devo dire che anche se è una 1.2 megapixel, le fa veramente molto molto bene, e si possono fare anche foto a 1 a 1, quindi diciamo per Instagram, video in 60 fps, e ricordo che per impostare, di base è impostato al 30 fps, per impostare 60 fps è necessario andare nelle impostazioni di foto e fotocamera e selezionare 60 fps. Poi c'è Moviola, che è quello che vi ho fatto vedere, timelapse invece che aumenta la velocità, quindi se c'è una cosa lentissima con un timelapse diventa veloce. Che altro si può fare? Nulla di che, è praticamente una macchina fotografica completamente automatica. Abbiamo in più i filtri che possiamo attivare e quello che abbiamo già visto su Xiaomi, ossia andare a regolare la luminosità direttamente dallo scatto, quindi cosa anche qua veramente comoda, perché andremo ad agire direttamente in automatico su ISO, tempo di esposizione e così via per migliorare un po' la luminosità. Quindi fotocamera che secondo me è veramente ben realizzata. Andiamo quindi a vedere come si comporta invece il browser. Apriamo il nostro Safari. Abbiamo immesso in consegna finalmente la nostra cover presa da CoverStyle, quindi vi faremo poi vedere questa cover in un video e se volete acquistarla vi rimanderò poi a CoverStyle. E andiamo invece su questo sito bellissimo, a cui sono molto affezionato, mi raccomando, seguiteci, venite a trovarci sul sito, commentate, noi siamo sempre pronti a rispondervi. Questo è il nostro punto di forza. Il nostro punto di forza sia quello di essere in grado di rispondere a tutti e il prima possibile. Lo scrolling che funziona benissimo, doppio tap che funziona benissimo, zoom in, zoom out che funziona benissimo, non c'è il resizing del testo. Cosa possiamo dire? Guardate nero su bianco come si comporta. Abbiamo praticamente un contrasto che dal mio punto di vista è praticamente perfetto. Mi trovo veramente bene, poi con uno schermo da 5.5 pollici navigare è veramente un piacere. Cosa devo dire? Il browser non mi fa impazzire Safari, questo è vero. Però si possono scaricare tantissimi browser alternativi che su iOS funzionano e la navigazione è veramente un piacere, così come i giochi, così come i video. Andiamo quindi a vedere subito come si comporta con il nostro Real Racing 3. E devo dire che provando Mortal Kombat 5 e altri giochini abbastanza pesanti, ho notato che l'iPhone 6 effettivamente dopo una mezz'oretta di gioco inizia a scaldare abbastanza, mentre questo iPhone 6 Plus si comporta meglio, ossia scalda molto ma molto meno. Questa è una cosa che ho notato soprattutto nei giochi pesanti.
Poi sta a voi credermi, perché molti di solito quando dici una cosa del genere dicono: ma sono lo stesso processore, questa cosa è impossibile. E poi, altra cosa, non si piega, ragazzi. Io sono qua che sto premendo abbastanza forte e vedete, cioè se non premo fortissimo non si piega. È ovvio che se io prendo un qualsiasi telefono e imprimo tutta la mia forza per cercare di piegarlo, o si piega o si spezza. Questo è ovvio. Cioè è come se domani... Ok ragazzi, non so cosa stia succedendo. Vuoi ritirarti? No. Mi sa che ho schiacciato qualche tasto e si sta impallando tutto. Questo è tutto in diretta. Probabilmente è per via dello schermo. Molte applicazioni non sono ancora state aggiornate per funzionare con questo schermo. Primo tra tutti, per esempio, WhatsApp, che ha una tastiera che arriva a metà schermo praticamente, perché non è ancora stata ottimizzata. Vediamo se riusciamo a farlo partire di nuovo, se no, questo è un piccolo bug di iPhone 6 Plus, che non è un bug, ma è semplicemente un bisogno di aggiornamento per le applicazioni, per un supporto ad uno schermo maggiore. Benvenuto in Real Racing. Ecco, vi dico subito che è molto scattoso, ma non perché questo iPhone non sia fluido o così, ma semplicemente, ripeto, perché le applicazioni non sono aggiornate per supportare questo display. Andiamo a vedere qua nel gioco, mi sembra molto scattoso, eh? No, però una volta partita la fluidità è buona. Sì, però ci sono molti scattini, non so se riuscite a notarlo voi da questa schermata, ma è abbastanza fastidioso alla vista perché ha tantissimi scattini. Si riesce comunque a giocare, perché io sono fortissimo e riesco a superare tutti comunque tagliando la curva clamorosamente. Però vi assicuro che è pieno di scattini molto fastidiosi alla vista. Ma questo perché, ripeto, perché le applicazioni non sono ottimizzate. Vi faccio vedere anche un altro caso di non ottimizzazione. Vedete, la tastiera normalmente è molto comoda, piccolina, si riesce ad utilizzare benissimo. Io sto utilizzando la Swift Key perché adesso con iOS 8 si può cambiare la tastiera. Un'applicazione non ottimizzata è WhatsApp. Adesso vado a prendere una conversazione e vedete la tastiera è praticamente a metà schermo, cosa fastidiosa, ma almeno tutti ci hanno detto che a breve verranno aggiornate quasi tutte le applicazioni. Che dire di questo iPhone 6? iPhone 6 che mi sta piacendo tantissimo, 6 Plus che mi sta piacendo tantissimo, nonostante le dimensioni eccessive e delle cornici veramente immense, si riesce ad utilizzare bene anche con una mano, secondo me, perché abbiamo un tasto power che secondo me è raggiungibilissimo, perché è vero, se io tengo un telefono come per scrivere non ci arrivo, ma mi basta allungare fare questo movimento e ci si arriva tranquillamente. Scrivere con una mano, almeno per il mio dito, vi faccio vedere, si riesce benissimo. Riesco a prendere tutte le lettere. Se devo scrivere ciao, come va, posso anche usare lo slide che diventa molto comodo e funziona anche molto bene. Io, ripeto, mi trovo benissimo. E nonostante queste dimensioni eccessive che diventano scomode solo e unicamente in tasca e in macchina, perché io ho un Comu come supporto per auto che non mi regge questo iPhone 6 Plus, quindi dovrò andare ad acquistare un altro supporto auto che sarà sicuramente peggio di quello che ho adesso perché non mi ci sta l'iPhone. Cioè, diciamo che una serie di note negative le ha, che sono legate più che altro alla dimensione. Però, ripeto, nonostante le dimensioni rimane comunque utilizzabile benissimo. Cioè benissimo, utilizzabile nei limiti a una mano, nel senso che a rispondere a un messaggio riesco a rispondere con una mano, per fare una chiamata riesco a usare una mano, per navigare in internet riesco a usare una mano, poi è ovvio, se ne ho due disponibili ne uso due, ma come qualsiasi telefono, anche con un 3 pollici ne utilizzo due se ho due mani libere. A chi lo consiglio? Lo consiglio a chi per lavoro vuole un display abbastanza grande e qualche plus in più rispetto al 6, ma che non può permettersi di utilizzare per esempio un iPad mini perché è scomodo o che ne so. E allora questo è un buon compromesso, nel senso che fa sia da telefono che da tablet, lasciatemi il termine, ma non è un tablet, ripeto. Prezzo è sempre eccessivo, ma Apple è sempre stata eccessiva sul prezzo su qualsiasi dispositivo, anche l'iPhone 5, l'iPhone 5S era eccessivo, eppure ha venduto tantissimo. Tuttavia, ritengo che chi non ha problemi a spendere dagli 850 ai 1050 euro per un dispositivo
Chi vuole avere un dispositivo comunque molto elegante e che funziona comunque benissimo e non può fare a meno di iOS come sistema operativo, beh, questo è un buonissimo dispositivo che non ha nulla da invidiare ai top di gamma Android, ripeto. Penso di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa scrivetemelo nei commenti che sono prontissimo ad aiutarvi per qualsiasi tipo di informazione. Ciao a tutti da Daniele per Spazio iTech.